Eccomi qui, mi devo lavare assolutamente i capelli oggi. Mi dispiace per ieri che non è uscito il video. Questo vlog lo giro oggi e voi lo vedrete stasera. Ieri non ero proprio, diciamo, dell'umore adatto, eppure avevo già anche un video, diciamo pronto, solo da editare, ma proprio non ero dell'umore. Poi è venuta la mamma, abbiamo fatto qualche cosa e vabbè, poco perché i bambini ieri pomeriggio hanno dovuto fare video lezione. Sabrina ha fatto la lezione del corso APAS e quindi mi devo assolutamente lavare i capelli, quindi vi porterò con me. Adesso c'è da sistemare il divano che c'è un pochino di casino, ma neanche troppo considerato quello che c'è di solito. E poi andiamo a sistemare la roba, dividerla per bambino sul tavolo, così almeno ce l'hanno pronta solo da portarsi via. Scusate, Pia è qui. Ciao Pia. E niente, io spero di no per la zona rossa e tutto quanto, però nel caso fosse, sappiate che ricominciano i vlog tutti i giorni, quindi andiamo, così almeno stiamo assieme perché tanto se poi non si può andare, già non è che adesso vado chissà dove, no? Ma se poi non si può andare davvero da nessuna parte, almeno ci teniamo compagnia. Stacca di. Basta. Adesso ho già prenotato una nuova box per stasera, ne ho presa anche una ieri in realtà e abbiamo fatto andare, abbiamo consumato tutte le cose che abbiamo preso che avete visto che ho preso nelle box, le abbiamo consumate tutte, non abbiamo buttato via niente anche perché sennò non avrebbe senso contro lo spreco, poi se la butti. Ho fatto in questi giorni il tofu con i peperoni. In pratica ho fatto la peperonata senza sugo e poi ci ho buttato dentro il tofu a cubetti e devo dire che mi è piaciuto tantissimo fatto così, anche perché il peperone ha un gusto molto forte, quindi messo assieme, preso assieme al tofu, il tofu non avendo gusto, cioè era buonissimo. Però mi è piaciuto molto. Adesso devo appunto andare a sistemare qui. Questo pezzo ovviamente non lo vedrete perché lo vedrete nel video delle pulizie. Vuoi farti vedere? Che bella che sei! Salti! Cosa c'è? Dov'è Pia? Come sei bella! Come ti chiami? Hai fatto la cacca? Allora adesso cambiamo il pannolino. Ok? Va bene, quindi vado a fare questi lavori e poi ci riaggiorniamo più tardi. Come avete visto, mi sono fatta anche una tisana, così depurativa. E poi per colazione, adesso cerco di farvele vedere, ho preso queste sfogliatine ieri al Carrefour, pagandole, e le abbiamo mangiate, le hanno portate le bambine a scuola. Lì c'è la roba da stirare perché ho continuato a lavare ma non ho tempo di stirare, quindi adesso vediamo infatti se sabato fare un'altra live dove stiro, così intanto stiro e parliamo di quello che volete. Adesso vediamo un attimino, tanto così con la scusa io stiro perché sennò la roba resta lì e io non riesco a stirare. E se sono in didattica a distanza ancora meno. Poi ci sono degli aggiornamenti per quanto riguarda Sabrina, perché praticamente lei, essendo lei dislessica e disortografica, e quindi può andare a scuola se vuole, perché comunque in didattica a distanza è molto più difficile per chi ha dei problemi di apprendimento e dei disturbi, vabbè. E quindi la maestra ci aveva consigliato di farla andare. In un primo momento, sinceramente, io preferivo che stesse a casa perché
anche comunque per salvaguardare Gabriele, insomma, che tra tutti sembra quello più debole. Però poi anche parlandone con lei, lei praticamente ha espresso proprio questa cosa di voler andare a scuola, quindi andrà a scuola, visto che lei ha la possibilità. Vieni qui, visto che lei ha la possibilità di poter andare, allora abbiamo deciso di farla andare, visto che comunque. Ma non ti tirare giù i pantaloni come fai di solito, eh? Abbiamo deciso di farla andare. E invece, e anche Manuel, lui è solo disortografico. Non faccio vedere che ti tiri giù i pantaloni, eh? Ah, perché vuoi fare vedere il body? Ah, ok, aspettate allora, guardate. Voleva farvi vedere il body. Ah, perché Pia ha il body di Paperina. Girati. Girati. Girati ancora. Guardate. Paperina. E poi ce l'ha anche di Minnie fatto uguale. Adesso puoi tirarti sui pantaloni. E quindi andrà anche Manuel. Quindi loro due saranno in presenza. Giorgio è già in didattica a distanza da lunedì e praticamente a casa mi rimarrebbero Gabriele e Giada, che però Gabriele è sostanzialmente autonomo, quindi farà tutto da solo. E io diciamo che dovrò stare solamente dietro a Giada, che poi in realtà una volta che le mettiamo, stiamo pensando quasi sicuramente di prenderle un tablet. Appena ho la conferma che saranno in didattica a distanza, volevo prendere il tablet per loro che stanno a casa, di modo che li mettiamo lì, sono un po' più grossi dei telefoni e riescono a vedere meglio, anche perché useranno il tablet per fare la video lezione, così se devono fare delle verifiche o comunque dei moduli di Google che adesso vanno tanto per fare, diciamo, queste verifiche, hanno il telefono, li possono fare da lì e quindi la videocamera non si stacca. E poi comunque tanto saranno usati solo per quello, per niente altro. Verranno messi quando finiscono le video lezioni, si spengono e si mettono a posto. Non vengono usati per guardare video o per giocarci perché cioè, sono per le video lezioni. E quindi poi praticamente sia che si va avanti così, sia che non si andrà avanti così, comunque ce li hanno. E se li dovessero servire anche a scuola per fare delle cose, comunque li hanno. Però non sicuramente per giocare o diciamo così in libertà per guardare video, perché sinceramente non mi sembra proprio il caso, ecco. E quindi adesso stiamo appunto valutando, sto aspettando che ci sia una conferma perché sinceramente se, se magari poi dicono no, non vanno in didattica a distanza, mi girano un pochettino le pelota se devo spendere tutti quei soldi perché poi non ci vanno. E se invece ci dicono di sì, danno la conferma, spero che la diano prima di lunedì mattina. E li prendo appunto questi, vogliamo prendere questi tablet e boh, basta. E niente, quindi adesso, siccome sono 8 minuti che sto parlando e vi avrò già anche rotto le pelotas, mi metto a fare i lavori e ci aggiorniamo più tardi. Modalità pazzoide per dirvi che praticamente parlando, cioè io mandavo il vocale a Sara, ho fatto tutto il mio ragionamento particolare. Comunque, parlando con Sara, sono arrivata alla conclusione che il video delle pulizie non lo vedrete lunedì perché lunedì uscirà un vlog che io girerò domenica, dove praticamente vi dirò se da lunedì inizieranno, quindi se quello lì sarà il primo di una, speriamo non troppo lunga, serie di vlog col bollino rosso per questo nuovo lockdown.
E quindi, nella possibilità di questa cosa, smettila, Olivia. Mi fai male con questi tongiettini. E allora, nella possibilità di questo, adesso vi faccio vedere le pulizie che ho fatto da lunedì fino ad oggi, fino a ieri praticamente. E poi tra un po' ci rivediamo, cioè poi vi metterò invece quelle che sto facendo oggi. Però in realtà non è che sto facendo chissà che, sto cercando di dividere la roba, ma con Pia stamattina è un po' così e quindi è difficile fare qualsiasi cosa. Perciò adesso vi lascio al video che vi fa vedere cosa, le pulizie che ho fatto, non sono tantissime, perché sono stati giorni un po' così, un po' particolari, quindi ci sono giorni dove ho fatto di più e giorni dove non ho fatto praticamente niente. Scusate, vi lascio quindi questo video e poi vedrete che tanto vengono fuori più che i giorni, sì, i giorni. Tanto per adesso l'home makeover è in pausa perché a parte sistemare, quindi a parte pulizie, non possiamo fare niente perché con questa didattica a distanza abbiamo dovuto diciamo girare le nostre spese su altre cose e quindi le altre, cioè, le cose poi non possono venire, chi dovrebbe venire per fare i preventivi, perciò è un attimino in pausa, perciò se tanto poi inizieranno i vlog vedrete comunque nei vlog quello che andrò a fare, che pulizie. Adesso sabato viene sulla mamma e visto che i bambini non hanno video lezioni, vediamo di pulire le finestre e poi andremo a mettere a posto di sotto. E probabilmente ve lo includerò quello che facciamo sabato, magari molto velocemente, comunque nelle pulizie, nel vlog poi di domenica. Così almeno diciamo che vi faccio vedere un po' tutto quello che facciamo in questi giorni. E niente, quindi adesso vi lascio al video, la smetto di parlare perché ho veramente parlato troppo. Eccolo qui.
pulito il water e ho anche cambiato la ghiaia del gatto. Non vi ho filmato perché il lavandino tanto lo pulisco sempre nello stesso modo e la ghiaia del gatto non mi sembra il caso. Il water purtroppo non è, per via del calcare, diciamo, nelle condizioni per essere visto purtroppo. Io ci sto attenta, però qua l'acqua è veramente durissima, molto molto calcarea, e quindi me l'ha rovinato. Devo cercare un prodotto che funzioni come si deve, e scusate, e adesso poi infatti lo andrò a comprare nuovo, farò venire poi l'idraulico che ci cambierà il lavandino, perché purtroppo sotto il mobiletto è tutto marcio, sta per spaccare, e mi faccio cambiare anche il water. Comunque adesso vado a fare un'altra lavatrice. Volevo farvi vedere questa struttura che, vabbè, lì c'è un po' da pulire, che ho preso quando sono andata a prendere il lettino per Giada. Mi ha regalato anche questa struttura dell'IKEA. Ho pagato solamente le scatoline, gli ho dato 20 euro
E quindi alla fine per lettino, materasso, strutture, scatoline, l'ho dato 20 euro, quindi va bene. E le scatoline le ho ritirate, adesso li aspetto. Quando saprò cosa fare di quei libri, metteremo anche le altre due. Per adesso le altre due le ho tenute da parte e abbiamo messo solo queste. E ci andranno poi a mettere dentro tutte le cose delle Barbie, così almeno le leviamo dalla scatola e al posto della scatola con le Barbie mettiamo la scatola con i cubetti, così la leviamo da in sala e rimane tutto un po' più ordinato. Sopra invece qui, adesso vedete che ci sono quello lì e lo zaino delle scarpe di Giada per ginnastica, quello lì invece lo zainetto di catechismo, però sopra ho pensato che quando arrivano a casa ci possano appoggiare sopra gli zaini, così almeno non sono in giro, stanno lì composti, non danno fastidio e niente, mi è sembrata una buona idea. Adesso lì ci ho appoggiato la bacinella, devo dargli una spolverata perché sono da pulire tutti i giorni, soprattutto lì essendo in basso ci va a finire di tutto. Comunque lì c'è invece il blocchetto perché stavo facendo la lista della spesa per quando arriverà lo stipendio e lì c'è della roba di Pia che le devo mettere a posto. Adesso mi vado a lavare i capelli. Cosa facciamo qui? Aspettiamo. Sabrina. E poi? Poi andiamo a casa? Una macchina. Fa brum brum brum. Spero che questo vlog vi sia piaciuto, se è così lasciate un like, iscrivetevi al canale, ricordate la campanellina e noi ci vediamo stasera alle 21 in live. Ciao! 1, 2, 3!